Cosa ci insegnano i cetacei? La risposta a questa domanda è complicata. Molti comportamenti nella vita dei cetacei sembrano parlare direttamente a noi umani. Ci suggeriscono, per esempio, come sia importante la socialità o l'assistenza reciproca. Ma c'è di più. Il mare e gli animali che lo abitano ci insegnano, prima di ogni altra cosa, ad osservare, oltre le apparenze, sotto la superficie. L'acqua, del resto, favorisce questo esercizio. Nel mondo sommerso, sono più le cose che non si vedono di quelle che si vedono. Il mare richiede solo qualche sforzo in più per rivelarci i suoi segreti. Per esempio, un avvistatore di cetacei sa che quella piccola nube bianca è il soffio di una balenottera comune, così come sa che il numero di queste stenelle è maggiore di quello che ad una prima occhiata si potrebbe supporre. I cetacei che emergono dalle profondità nascondono parte del loro corpo. Il capodoglio, per esempio, in superficie sembra un tronco galleggiante, ma sotto il livello del mare si rivela per quello che è: il più grande predatore sulla faccia della terra. E questo strano animale, si chiama zifio, è quello che più di ogni altro ci sprona ad usare tutte le potenzialità della nostra vista. Le sue immersioni sono lunghe e profonde, e in superficie si muove velocemente per poco tempo. Ci vogliono occhi allenati e molta concentrazione. I cetacei ci insegnano che dietro a quello che guardiamo c'è un mondo che aspetta solo di essere svelato. La meraviglia alle volte si trova nei paesaggi che viviamo tutti i giorni, anche quelli più vicini alle nostre case. Si tratta solo di vederla. Fate domande e siate curiosi, come quando eravate piccoli. Chiedete il perché di ogni cosa. Non aspettate, osservate ogni giorno.